Chi è Francesca Sorrentino, la nuova tronista di Uomini e Donne? Francesca Sorrentino, ex fidanzata di Manuel Maura con cui ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, è la nuova tronista di Uomini e Donne. L'annuncio ufficiale, poco fa sui canali social del programma. Francesca era stata contattata anche l'anno scorso ma non si era sentita di partecipare al dating show, essendo ancora troppo coinvolta dalla storia con Manuel che è conclusa lo scorso anno dopo il loro viaggio dei sentimenti a Temptation. Uomini e Donne, ecco cosa ha dichiarato Francesca Sorrentino nel video di presentazione. Sono Francesca, ho 24 anni e vengo da un piccolissimo paese in provincia di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autisti. Ho scelto questo ambito perché amo aiutare gli altri e forse questo è stato anche uno dei problemi della mia vita perché ho messo sempre gli altri al primo posto. Qualcuno potrebbe pensare che sono furba ma in realtà sono un'ingenua totale. Sono una grandissima maniaca del controllo. Sono single dai primi di giugno, esco da una relazione durata circa 3 anni e mezzo, questa relazione è stata sotto agli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare, ma le cose non sono andate. Mi ha comunque insegnato tanto e ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto. Per me amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettere una persona sullo stesso piano. Mi reputo una brava persona. Sono una persona su cui contare, generosa, leale, sono un po' pesante, ma sono anche molto simpatica. Il tempo con me passa velocemente. Da questa esperienza mi piacere trovare l'amore come quello dei miei genitori, che sono 25 anni che stanno insieme e si amano come il primo giorno. Loro sono proprio l'ideale dell'amore. Si amano, vanno a fare il weekend se mia madre va a fare la spesa e non risponde, mio padre due chiede dove stai, cosa stai facendo due. Dopo tanti anni di matrimonio non è scontato. E io sono così. Un po' gelosa, un po' possessiva, è difficile trovare una persona che accetta questo lato. Non è che sono leggerina. Mi sento tipo una bambina che guarda tipo l'ideale fantastico. Ho voglia di rimettermi in gioco e di scrivere un nuovo capitolo della mia vita.